Allora, pasta con moscardini. Che cosa sei? Che cosa sono questi moscardini? Sono fantastici. Questo è il moscardino, quello vero. Guardate l'occhio, vispo e allegro. Sentite? Leggermente ruvido. Poi andiamo qui nei tentacoli, guardate, è buono, che poi c'è il moscardino crudo. Allora, allora, c'è un po' di ragna, che volete fare? Sta mettendo i denti. Allora, quindi, doppia ventosa su ogni tentacolo. Questi sono quelli veri, questi sono quelli veramente da perdere la testa. Allora, come questi sono già tutti puliti, questo è ancora sporco. Che si fa? Si gira la testa, così. Ramelle, non ne voglio più. Si toglie questo qui, il sopra, e poi si prendono gli occhietti. Poi levo il dentino, eccolo qui, e siamo pronti. Adesso facciamo il nostro sughetto. Come li cucino questi moscardini già puliti, belli, piccoli, freschissimi, ottimi? Rosmarino, aglio, peperoncino, pecorino e spaghetto alla chitarra. Va bene, può andare? Perfetto. Quindi, aglio. Qua ci vuole un olio di mare. Può essere quello giusto? Quello dei Fratelli Ricari? Siamo a Marsala? Perfetto, buonissimo. Vai, aglio. Vado, lo facciamo bello dorare. E intanto questa ci vuole poco. Tanto parole. Butto la pasta. Quindi, pasta alla chitarra ho messo. Spaghetto alla chitarra. Metto anche rosmarino, così diventa bello gustoso, si sente. L'aglio è quello giusto, via, via. Rosmarino pure, perché sennò sa di bruciato, tolgo dal fuoco, così. Tiriamo fuori dal fuoco, facciamo abbassare il calore dell'olio e mettiamo il peperoncino, così evitiamo che si bruci. Poi, moscardini, belli, bellissimi. Sentite come fanno? Li mettiamo sul fuoco. Che meraviglia! Andiamo con rosmarino. Taglio così, sottile, 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 sottile. Vedete? Un po' di vino, però non tutto, perché resto a belli moscardini. Freddo, buono, la bollicina giusta, non sa temere. Andiamo, questo va bene. Aggiungo il rosmarino. Che meraviglia! E poi, non contento, perché io non sono contento mai, prendo un pezzettino d'aglio, perché noi l'abbiamo soltanto leggermente profumato. Così, guardate, così. Così. È poco, è pochissimo. Questo va bene. Come piace a me, lo facciamo in pasta. E lo mettiamo qua dentro. Mamma mia. È da goduria. La pasta è cruda, 2 minuti di cottura quasi, quindi proprio quasi cruda, nel senso che a metà cottura la prendete, la mettete dentro qui insieme ai moscardini, mettiamo l'acqua di cottura e lasciamo cuocere sta pasta insieme ai moscardini. Che spettacolo! Tante tette. Metto un po' di sale. E inutile dirvi che qua la pasta deve essere al dente, a casa mia la pasta è quasi cruda, quindi fuoco spento, guardate qui la cremetta, vedete? Guardate qua, così, cremoso, poi con questo sole, con questa freschezza, ma come non fai a mettere il pecorino? Pecorino, qualcuno dirà a casa il rosmarino con i polli, con i moscardini, ma perché? Perché? Ve lo dico io perché. Allora, perché ti amo e ti odio? Perché il moscardino, o come la seppia, il polpo, è leggermente, dà quella sensazione di grasso, no?
E con il rosmarino che cosa fa? Sgrassa da morire. Mamma, guarda qua. Il nostro rumore, il nostro motto, il nostro slogan. Il rumore dell'amore. Eccolo qua. Mamma mia, che poesia, ragazzi. Che poi un altro pochetto, poco poco, perché ci sta. Mamma mia. Però, detto tra noi, ma quanto è bella la vita. Fondamentalmente, che ci vuole? La salute, le cose buone da mangiare, due, anche tre soldarelli, e stiamo a posto. Eccoci qua. Pronti? Allora, io assaggio qua dentro. Guardate qua, guardate, no, scusi, lei, guardi qui la cremosità di questa pasta, così. Piano piano faccio il rallenti, così, slow motion si chiama, non è vero? Poi metto, prendo il moscardino, mamma mia. Che roba, ragazzi. Che devo fare? Lo devo fare per forza. Non posso fare altrimenti. Io con questo brindo a me e a voi e a tutte le persone che ci vogliono bene e che vogliamo bene. Saluto a tutti quanti, sempre. Semplice, economico, ho pagato poco e tanto tanto buono. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti, e poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.